Che cosa sono i Key Process Indicator? Come dice il loro nome, sono degli indicatori che riguardano i processi e cercano di catturare gli aspetti chiave. Quindi, questa è la definizione sintetica di cosa sono i Key Process Indicator. La prospettiva che noi assumiamo quando andiamo a definire Key Process Indicator è quella dei processi. Mentre i Critical Success Factor si focalizzano su innanzitutto una scala diversa, ma soprattutto sulle aree, sulle funzioni dell'azienda, i Key Process Indicator riguardano invece i processi. Quindi noi prendiamo un processo e per quel processo andiamo a definire degli indicatori. Quindi, se pensate di avere davanti a voi un diagramma di attività OML, mettere degli indicatori, definire dei KPI vuol dire andare a mettere misuratori, delle lucine, dei LED sparsi nel processo che vi dicono come questo processo sta andando. Dentro il processo noi possiamo avere diversi livelli della gerarchia. Se nel processo, cioè a un certo punto, c'è l'approvazione del manager o del direttore, o pensando all'università, se a un certo punto c'è l'approvazione del rettore, è ovvio che il processo coinvolgerà gli uffici amministrativi, studenti, ma anche il rettore, quindi è attraverso i vari livelli. Contiene sia aspetti finanziari che non, in realtà vede il processo come una serie, una catena, un elemento di una catena di servizio. Questo vuol dire che in realtà i KPI sono, per alcuni versi, ortogonali sia ai Critical Success Factor che agli indicatori finanziari che sono definiti negli aspetti di management accounting. Quindi è possibile che lo stesso indicatore serva da KPI, da indicatore per critical success factor e anche come indicatore finanziario. È naturale per come sono definiti questi tre diversi approcci. Quando definisco un KPI, devo ovviamente definire un suo nome. Definire, o meno fornire la sua definizione, cioè come viene calcolato, scala, l'unità di misura e che tipo di indicatore rappresenta. Allora, l'indicatore potrebbe essere un qualcosa che misura quello che sta avvenendo nell'azienda, potrebbe rappresentare un obiettivo, potrebbe rappresentare anche soltanto una stima. Immaginate un KPI che riguarda il processo di conseguimento della laurea. Uno degli indicatori finali è il voto di laurea. Ovviamente io non posso sapere il voto di laurea quando ho appena iniziato, magari dato un solo esame, però in base al voto degli esami che ho già conseguito posso fare una stima di quello che sarà il mio voto di laurea finale. Altri indicatori invece mi misurano un qualcosa di attuale ed effettivo, ad esempio la media dei voti conseguiti finora. Le caratteristiche
del buon KPI è che deve essere smart. S, specific, quindi deve essere specifico, deve avere uno specifico obiettivo per la mia azienda. Deve essere misurabile. Abbiamo iniziato questo argomento parlando delle scale di misura, quindi definire un indicatore che non sia misurabile vuol dire definire qualcosa di inutile. Deve rappresentare qualcosa di raggiungibile, quindi io devo poter andare a definire un obiettivo e cercare di raggiungerlo con opportune azioni. Deve essere rilevante per il mio processo, deve avere una importanza e deve essere calcolato con delle caratteristiche temporali opportune, quindi devo avere il mio indicatore disponibile nel momento in cui mi serve. E l'indicatore, se cambia, deve essere ricalcolato con una tempistica opportuna. Quindi queste sono caratteristiche generali o auspicate per un KPI. Io quando vado a definire i KPI, in realtà li posso definire su tre aspetti diversi di un processo. Ho alcuni aspetti generali che sfuggono a questa classificazione e poi ho dei KPI che riguardano l'efficienza. Quindi io mi focalizzo su una particolare attività o un insieme di attività e voglio andare a vedere l'efficienza barra costo di quella particolare azione. Ho dei KPI che misurano la qualità. E ho infine altri KPI che misurano complessivamente quello che è il servizio. Ad esempio, il tempo che trascorre dal momento in cui faccio una richiesta al momento in cui ottengo la risposta. In generale io ho quattro principali tipologie di KPI. Quelli generali che mi danno una misura quantitativa di qual è il contesto del mio processo, il volume di input, il volume di output, sono due esempi classici. Human resources o material resources, quindi ad esempio il numero di impiegati, è un KPI di questo tipo. Non posso dire che riguardi l'efficienza, non posso dire che riguardi il mio processo dall'inizio a fine, non posso dire che riguardi la qualità, è un aspetto generale di contesto del mio processo, come pure le risorse materiali, che cosa ho a magazzino e anche altri aspetti. Okay. E poi ho i tre tipi di KPI che vi dicevo prima, quindi l'efficienza, la qualità e il servizio in generale. Per quanto riguarda l'efficienza, di solito ho tre aspetti. Ho un aspetto di costo, quindi ad esempio costo per unità di prodotto, costo per servizio fornito. Ho gli aspetti di produttività, quindi quante risorse metto dentro a fronte di unità di prodotto. E ho un altro aspetto che è l'utilizzo delle risorse. Se in un call center le persone fanno una chiamata da 5 minuti ogni ora, è ovvio che per gli altri 55 minuti non fanno niente. Quindi questo è un utilizzo basso delle risorse.
qualità. Per quanto riguarda la qualità, essenzialmente guardo tre aspetti principali: quella che è la conformità, ad esempio, ho un contratto, devo fornire un certo numero di pezzi secondo quanto specificato dal contratto, devo capire quanto i miei pezzi sono conformi a questo contratto. L'affidabilità, quanto si rompono i pezzi che io ho consegnato e quanto è soddisfatto il cliente. Poi abbiamo aspetti legati al servizio in generale, che sono ad esempio il testo di tempo di risposta, il lead time, l'on-time ratio, il perfect order ratio e la flessibilità verso i clienti. Vediamoli un po' più nel dettaglio di questi aspetti. Iniziamo da quelli che sono i KPI di carattere generale, che mi definiscono quantitativamente qual è il contesto del mio processo. Qual è l'input, il volume di input, qual è il volume di output, le risorse umane, le risorse materiali, il magazzino e eventuali altre risorse. Allora, qui in verticale abbiamo i nostri sei tipi di sottotipi di KPI generali. Qui abbiamo una serie di esempi di aziende. Di processi, riservazione, prenotazione di un hotel, manutenzione ascensori, vendita di prodotti in un supermercato, vendita di libri su web e licenze edilizie, quindi un esempio di e-government. Se consideriamo il primo esempio, le prenotazioni alberghiere, il volume di input è il numero di richieste. Poi, se vogliamo essere un po' più dettagliati, potremmo vedere, oltre al numero di richieste, anche quante richieste di modifica ci arrivano e quante cancellazioni. Il volume di output è quante stanze ho effettivamente prenotato, quante prenotazioni ho fatto tramite questo processo. Risorse umane, numero di impiegati full time e part time. Risorse materiali, avrò probabilmente la dimensione del mio call center, il mio sistema di prenotazioni, le stanze e tutte le altre forniture necessarie. Che cosa ho a magazzino? Banalmente il numero di stanze. E sto vendendo, tra virgolette, delle stanze, meglio le sto affittando. In maniera analoga, i volumi di input per il processo di manutenzione degli ascensori sono il numero di richieste urgenti, il numero di richieste normali, l'output è il numero di richieste di servizi effettivamente resi, il personale addetto alla manutenzione, le risorse materiali sono qualcosa che quantifichi il mio sistema e gli strumenti che ho a disposizione, ad esempio il numero di automobili che ho in dotazione. Se consideriamo la vendita nel supermercato, il numero di vendite o comunque il numero di clienti che arrivano alla cassa è il volume di ingresso. Il volume di uscita
può essere misurato come numero di scontrini, numero di prodotti venduti, incasso, e abbiamo per il volume di output diverse misure. Risorse umane sono ovviamente il numero di persone che sono alla cassa, per quanto riguarda le licenze, ad esempio abbiamo il numero di richieste, il numero di licenze effettivamente concesse e il numero di impiegati come risorse umane. E questi qui sotto in realtà non li ho dettagliati molto, per cui il sito web, il magazzino di l'edificio di magazzino, eccetera, li posso quantificare, quindi rendere misurabili, ma ovviamente questo dipende molto da un caso all'altro. Ad esempio il magazzino lo potrei riportare come metri quadri o metri cubi di magazzino disponibile. Quindi le KPI, il carattere generale, se volete, mi definiscono un po' il contorno del mio processo, il contesto in cui mi muovo. Oltre ai KPI di tipo generale, abbiamo anche quelli di tipo di efficienza. Quando parliamo di efficienza, in realtà intendiamo tre tipologie di KPI: i costi, normalmente costi unitari, la produttività, quindi il volume di prodotto diviso le risorse, e l'utilizzo, quindi quante risorse uso rispetto a quelle che ho disponibili. Risorse sia umane che materiali. Quindi, se ho una persona disponibile per 8 ore al giorno, voglio capire quante di quelle 8 ore effettivamente la persona sta lavorando. Se ho 10 web server, vorrei capire se tutti e 10 lavorano al 100% delle loro potenzialità o meno. Normalmente quando vado a definire costi, produttività e tasso di utilizzo, lo posso fare riferito a l'input-output, le risorse umane, quelle non umane, il mio magazzino, il tempo e gli aspetti di informazioni, informativi. Ovviamente non tutte le possibili combinazioni sono possibili o hanno senso, ma quando faccio riferimento all'input-output del mio sistema, ovviamente posso avere un costo per unità di input oppure un costo per unità di output. Posso anche avere una misura dei costi delle informazioni che vengono prodotte in uscita. Quando parlo di produttività, la produttività può essere riferita alle risorse umane, a quelle
non umane, all'inventario oppure al tempo. Di nuovo, quando parlo di utilizzo, lo posso fare relativamente alle risorse umane, quelle non umane, al magazzino oppure al tempo. La produttività, quella molto più semplice, è l'output diviso il numero di impiegati. Numero di panda per impiegato. Ovviamente questo è un aspetto soltanto della produttività, perché di solito ho anche delle risorse non materiali, quindi devo capire se il capitale che ho immobilizzato in quelle risorse viene ripagato e quindi l'output diviso le risorse materiali che sto utilizzando è un'altra misura molto importante. Immaginate un'azienda di trasporti. Ecco, gli autisti sono importanti, però grosso il capitale sono le risorse, quindi ad esempio gli autobus o i treni. Quindi vorrei capire qual è l'output che produce ogni autobus, ogni treno che io ho acquistato. Come misuro l'output? Dipende. Può essere in termini di ricavi, può essere in termini, per esempio, di passeggeri, se pensiamo ai trasporti, quindi so che ogni autobus che ho comprato all'anno mi trasporta 2.000 persone. Allora, sono due concetti abbastanza simili. Il problema è che di solito le risorse tu non riesci a parcellizzarle, ma le prendi a blocchi. Quindi ho bisogno di mezzo operaio, perché in effetti è quella l'utilità, mi serve per 4 ore al giorno, non per 8, però non posso tagliare la metà e quindi me lo prendo intero. Gli autobus idem, ci sono delle taglie standard, non è che posso avere un autobus da 17 posti perché mi interessa soltanto quella taglia, ci sono da 10, da 15, da 25 e quindi se avessi delle risorse che posso diciamo centellinare, quindi che posso misurare, che posso erogare a un livello continuo, allora sì, i due andrebbero a coincidere, però normalmente non è così e quindi devo tenere conto di entrambi. Poi alla fine in parte la produttività è legata all'utilizzo, ma non soltanto. Saranno probabilmente correlate, ma non sono esattamente la stessa cosa. Alcune brevi osservazioni. L'utilizzo delle risorse umane di solito è un qualcosa che io guardo molto, non tanto in attività produttive fisiche, ma ad esempio in attività di progettazione, di sviluppo del software, in cui è possibile che io abbia delle risorse disponibili ma non utilizzate.
Il tasso di utilizzo del magazzino è, riguarda, ad esempio, i casi in cui io faccio delle vendite di quantità di oggetti non materiali. Ad esempio, io vendo un posto su un aereo o un posto sull'autobus. Sapendo che io ho a disposizione della mia azienda un certo numero di posti, quanti ne ho effettivamente venduti rispetto a quelli che erano disponibili? Di nuovo, c'è il discorso di prima, io ho l'autobus intero, non posso restringerlo e quindi quello mi prendo. Quello che dicevo prima sulle risorse rispetto, cioè l'output rispetto alle risorse, ecco, io l'output lo posso misurare in tantissimi modi diversi, è fortemente dipendente dal tipo di industria di cui stiamo parlando, dal tipo di processo. La produttività, ecco, il ricambio di magazzino, l'inventory turnover, che le vendite rispetto alla quantità in stock, è un altro aspetto che, diciamo, che qui è messo tra la produttività. Diciamo che l'inventory turnover non è esattamente una misura di produttività, ma comunque in qualche modo è legata. Se vogliamo, ci dice quanto è produttivo il magazzino, quindi se è sopra o sotto utilizzato. Okay, quindi non prendete quei termini come produttività troppo alla lettera. Esercizio. Provate a elencare quelli che sono i KPI dal punto di vista, diciamo, tipo efficienza per quei due processi. Iniziamo dal primo, poi magari il secondo lo lasciamo per dopo. Quindi le prenotazioni alberghiere. Quindi ci sarà una specie di call center più o meno grande che farà l'operazione di prenotazione. Quali sono ragionevoli KPI di tipo efficienza? Vi metto la griglia di prima, così avete una guida. Quindi essenzialmente i costi di input e output, la produttività di risorse umane, non umane, di inventario, l'utilizzo, tutti questi aspetti. Attenzione che non è detto che siano tutti sensati. Alcuni sì, altri magari sono più discutibili. Vi lascio un paio di minuti per pensarci e poi vediamo assieme quali possono essere questi KPI.
Cosa vestireste qua sopra? Costi unitari. Lì bisogna capire che cos'è l'unità. L'unità può essere in input o in output. L'unità in input ragionevolmente è una richiesta di prenotazione, se volete la telefonata che arriva al call center. Quanto spendo per ogni telefonata ricevuta? Io ho il mio costo, quanto mi costa il call center, il sistema di gestione delle prenotazioni, in totale, lo divido per il numero di telefonate che ricevo e quindi so che spendo un certo numero di euro per telefonata. Questo per quanto riguarda l'input. Ovviamente c'è anche l'output. Che cos'è l'output? È una prenotazione fatta. La prenotazione in realtà la posso vedere anche a diversi livelli di aggregazione, posso prendere la prenotazione che magari riguarda molte stanze, oppure posso prendere come misura dell'output il numero di stanze prenotate. Dipende da come la voglio vedere. Sono due aspetti che ovviamente sono abbastanza legati, ma possono essere diversi, soprattutto se le prenotazioni che arrivano spesso riguardano dei blocchi di camere piuttosto che una singola camera. Dipende dal tipo di hotel che stiamo considerando. Quindi prendo il mio costo totale del mio processo, quindi le persone coinvolte e le risorse umane, materiali, e prendo questo costo, lo divido per il numero di prenotazioni fatte o il numero di camere prenotate. Per cui so che ogni camera prenotata mi costa una certa cifra relativamente al processo di prenotazione. Produttività. Beh, la produttività la posso andare a misurare anche qui, sui volumi di ingresso e di uscita diviso le risorse. Quindi, numero di telefonate per ricevute per impiegata. Oppure posso andare a vedere la produttività in termini di volume in uscita diviso risorse umane, quindi numero di stanze prenotate diviso persona. Quindi in un caso so che in media ogni persona ha risposto a X telefonate, quindi richieste di prenotazione, nell'altro caso so che ogni persona che lavora nel call center ha effettuato una prenotazione di N camere in media. Questo ovviamente poi tutti questi KPI che indicativamente sono misurati sul processo possono poi essere aggregati o disaggregati a vari livelli. Ecco, qui c'è qualche altro esempio. L'utilizzo, ad esempio, qual è il tempo di servizio, il tempo effettivamente passato al telefono
rispetto al tempo del turno. Se parlo di risorse invece non umane, posso andare a vedere qual è il tempo effettivo di utilizzo del mio sistema di lavoro sulle 24 ore. Ci sarà una certa frazione di tempo in cui il mio sistema di prenotazione è assolutamente inutilizzato, nessuno sta facendo nulla, e quindi quello è essenzialmente tempo non utilizzato, tempo di calcolo non utilizzato. Per quanto riguarda l'utilizzo del tempo, posso anche andare a vedere come sono distribuite le risorse in base alle fasce orarie. Quindi, qual è l'utilizzo delle diverse fasce orarie del mio call center. E volendo, possiamo mettere anche qui sotto il numero di richieste e il numero di stanze prenotate per unità di risorse non umane, risorse di calcolo fondamentalmente. Non so quanto senso abbia, però magari in alcuni contesti di più, in questo forse meno. Ricordiamoci che le KPI devono essere meaningful, devono avere un qualche significato, quindi darci un'idea di che cosa misurano. Devono misurare una certa proprietà. Quindi prima devo pensare a qual è la proprietà che misurano e poi definisco la misura. Quindi la produttività degli impiegati è un qualcosa che posso misurare in quel modo. La produttività del calcolatore che mi supporta il sistema informativo è un po' più difficile da quantificare. Il terzo tipo di KPI torno allo schemino iniziale. Abbiamo visto che abbiamo dei KPI di tipo generale, dei KPI di tipo di efficienza e adesso vediamo a parlare dei KPI di tipo di qualità. Quando parlo di qualità, di solito devo tenere conto di tre diversi aspetti. Conformity, reliability e customer satisfaction. Qual è la conformità di particolare elemento rispetto alle specifiche? Io posso andare a valutare la conformità non soltanto sull'output, quindi io ho delle specifiche di prodotti che devo produrre, quindi vado a verificare quanto quello che ho prodotto è conforme alle specifiche di partenza. Posso anche andare a valutare la conformità dell'input. Se il mio hotel si trova a Courmayeur e mi arriva una richiesta con una stanza vista mare, ovviamente questa è
un qualcosa che abbassa la qualità, è una richiesta non conforme a quelli che sono i vincoli. Se invece sono le Maldive e mi chiedono anche se includo lo ski pass, di nuovo non va bene. Per fare l'esempio della prenotazione di hotel. Oltre all'input e output, che tutto sommato sono abbastanza ovvi, io posso in generale andare anche a vedere la qualità intermedia. Ad esempio posso andare a vedere la percentuale di scarti che ho durante il processo. L'affidabilità, tendenzialmente l'affidabilità la misuro sul prodotto o servizio che erogo. Ma la posso anche misurare in termini di risorse interne. Quindi se io ho una macchina che uso per la produzione, voglio vedere l'affidabilità di quella macchina, che ovviamente avrà un qualche impatto sulla produttività, ma questa è una misura specifica. E infine la soddisfazione del customer, del cliente. In generale la soddisfazione del cliente viene misurata con interviste, questionari, comunque sondaggi di qualche tipo. Di solito non sono, la soddisfazione dei clienti non viene espressa su una scala quantitativa, ma di solito su scale di tipo ordinali, quindi poco, così così, molto. Quindi in generale io ho questi tre aspetti, conformity, reliability e satisfaction, che possono essere combinati con l'input, l'output e gli aspetti interni. Quindi in generale la conformità che riguarda l'input mi identifica le richieste non conformi. La qualità che riguarda l'output mi misura la non conformità alle richieste, al contratto, alle aspettative del cliente, dipende di cosa sto parlando. Tenete conto che io qua sto parlando dell'output di un processo. Può essere di qualunque tipo, materiale o immateriale. Una misura della qualità, della conformità dell'output potrebbero essere, ad esempio, le lamentele da parte dei clienti. L'affidabilità. E normalmente qui uso misure standard, MTBF, MTTF, MTTR, eccetera, eccetera. Tenete conto che io qui uso queste misure, ma queste sigle hanno dei significati leggermente diversi in funzione dell'oggetto a cui le applico. Le applico a un servizio, le applico a un prodotto riparabile, a un prodotto non riparabile. Quindi in funzione del tipo di prodotto, queste indicazioni, mean time to failure ad esempio, può avere dei significati diversi. Infine, per quanto riguarda la soddisfazione del cliente, è un qualcosa che misuro esclusivamente in uscita e riguarda, ad esempio, posso andare a misurare la percentuale di clienti soddisfatti oppure, questo in generale tramite
sondaggi andare a misurare quella che è la valutazione della qualità del mio prodotto. Quindi in generale quando parlo di conformità dipende molto dal tipo di prodotto, quindi dall'industria in cui mi trovo, e sull'output di solito il meccanismo non è un qualcosa che mi permette di estrarre dei dati dal mio sistema informativo, ma di solito devo utilizzare degli strumenti quali questionari o altri tipi di indagine per raccogliere queste informazioni. Esercizio. Quali sono dei possibili KPI di qualità per il processo di prenotazione alberghiera? Queste sono delle varie casistiche. Che cosa mettiamo quassù? Conformità della richiesta? Beh, gli esempi ve l'ho già fatti io prima, quindi il numero di richieste con dei problemi o non accettabili in assoluto, oppure la proporzione di richieste con problemi o non accettabili. La qualità in ingresso. Questo funziona nel caso delle prenotazioni, soprattutto quando io faccio una richiesta di qualcosa che qui mi deve essere prodotto. La richiesta di sushi alla pizzeria. Affidabilità. Vi è mai successo di fare una prenotazione, arrivare all'hotel e scoprire che non ne sanno nulla? Quello è un classico esempio di mancata affidabilità del servizio di prenotazione. Quindi, in questo caso non possiamo parlare di mean time to failure o mean time between failure, che non ha molto senso. Io presuppongo che la mia stanza sia integra all'inizio, sia integra alla fine, non si rompe a metà, e quindi non ha molto senso, anche perché poi il prodotto di questo processo è la prenotazione, non è la stanza. Quindi è un processo di prenotazione, non è un processo di alloggiamento del cliente nell'hotel. Quindi fondamentalmente l'unica cosa che posso andare a misurare qui è la mancata perdita della prenotazione. Output.
qualità dell'output. Allora, posso avere la conformità, la posso valutare in base ai reclami da parte dei clienti. Volevo un piano alto, mi avete dato il primo piano. Per quanto riguarda invece la customer satisfaction, di nuovo, opinione dei clienti, ma questo è quasi uno standard. Ormai, se notate, moltissimi servizi che vi vengono offerti, questo è più comune sui servizi che sui prodotti, ma moltissimi dei servizi che vengono offerti poi successivamente vengono valutati in qualche modo. Se avete mai telefonato al 119 o al 190 per chiedere per risolvere qualche problema, di solito nel giro di un giorno o due vi arriva un'altra telefonata, magari con un risponditore, con un riconoscimento vocale automatico, che vi chiede se siete stati soddisfatti del servizio. Quello è un modo di misurare proprio questo KPI. Quindi vi faccio notare che il sistema informativo che c'è dietro questa verifica, questa misura di un KPI può essere estremamente complesso. Quindi è un sistema con una voce registrata che vi chiama, vi fa un paio di domande, riconosce la vostra risposta, registra il risultato e poi lo lega a un particolare servizio. Abbiamo poi i KPI di servizio. Richiamando lo schema che abbiamo visto all'inizio, abbiamo visto che ci sono alcuni aspetti generali, gli aspetti di efficienza, gli aspetti di qualità e poi ci sono gli aspetti di servizio, che riguardano alcune caratteristiche tutto sommato abbastanza standard. Le caratteristiche più o meno standard sono response time e lead time, che sono il tempo per ottenere il servizio, il prodotto. Da un punto di vista del fornitore, dal punto di vista del cliente, se volete con o senza le code. Quindi il response time mi dice quanto io, impiegato al call center, ho impiegato per rispondere, tirare sulla cornetta e fare la prenotazione alberghiera. Il lead time invece mi dà il tempo che ha impiegato il mio cliente, che è stato un quarto d'ora in attesa con la solita musichetta di non riattacchi. Puntualità è un altro aspetto classico, quindi di solito ho per alcuni servizi o per alcuni prodotti ho dei tempi nominali, quindi voglio capire quanto mi discosto da essi, quindi
rispetto a questi tempi nominali, voglio andare a capire qual è il ritardo medio e qual è il numero di servizi o prodotti in ritardo. Esempio classico, treni. Ho un tempo di arrivo, o anche i tempi di passaggio alle stazioni, ma immaginiamo di considerare solo il tempo di arrivo alla stazione finale, ho previsto negli orari e ho un tempo effettivo di arrivo. Qual è la differenza? Ovviamente non mi interessa, se non sono, a meno che sia un passeggero, il ritardo del singolo treno, mi interessa avere una visione collettiva, quindi andare a capire qual è il ritardo medio. E mi interessa anche andare a capire, ad esempio, qual è la percentuale di treni che sono in ritardo. Perché se il ritardo medio è basso, 5 minuti, ma tutti i treni sono puntualmente in ritardo, allora c'è qualcosa che non va. Se invece la percentuale di treni in ritardo è limitata, allora il ritardo medio potrebbe anche essere elevato perché c'è stato qualche guasto fondamentale e quindi mi ha fatto ritardare tantissimo uno o due treni, ma gli altri sono stati in orario. Ordini perfetti, quindi qual è la percentuale di ordini che sono stati consegnati esattamente come richiesto, nei tempi richiesti. Se vedete, questo è un indicatore molto di alto livello, ma mi dà un'idea di come va bene, quanto va bene il mio servizio. Flessibilità rispetto al cliente. Quanti ordini io ho modificato su richiesta del cliente rispetto agli ordini totali? È già pronta la pizza? No, guardi, mi metta la mozzarella di bufala, per favore. Se questo numero è elevato, io ovviamente sto fornendo un servizio al cliente che potrei decidere di far pagare o potrei capitalizzare come soddisfazione del cliente. Attenzione che questo è una misura del servizio, quindi non è una mia misura interna. Quindi non è che mi sono accorto che ho finito la mozzarella normale e gli metto la mozzarella di bufala allo stesso prezzo. Questa è una mia modifica interna dovuta a problemi miei interni, non è flessibilità rispetto al servizio, scusate, rispetto al cliente. Tenete presente che i KPI devono essere studiati per dare un'informazione utile a varie stakeholder, quindi l'operatore, chi sta facendo il servizio, il manager e il cliente. E spesso capita che un KPI sia orientato a uno o all'altro, ma alcune volte alcune proprietà che io voglio misurare possono interessare vari stakeholder e quindi io devo pensare di introdurre diversi indicatori per la stessa proprietà che siano significativi e utili per questi diversi stakeholder. Per cui il costo per un operatore è la sua fatica, il lavoro effettivo che ci ha messo. Il costo per il manager è l'aspetto finanziario del costo.
Quindi sono due cose ben diverse. Se io ottengo, pago la stessa cifra per un turno di 8 ore o per un turno di 12 ore, da un punto di vista del manager non c'è nessuna differenza, dal punto di vista del lavoratore ovviamente sì. C'è anche un costo dal punto di vista del cliente, per cui c'è l'etichetta del prezzo. Più il suo costo, diciamo in termini di tempo, per andare a fare l'ordine e ottenere finalmente il prodotto o il servizio. Stiamo parlando di costo, ma da tre punti di vista completamente diversi. E quindi, ragionevolmente, io devo poter tenere conto di tutti gli stakeholder che sono interessati, ai indicatori di processo. Processo per andare a definire i KPI. Parto da un processo che voglio andare a controllare. Potrei averne anche più di uno. Per ognuno vado a identificare i KPI, o meglio, gli aspetti, i parametri, gli attributi del processo che io voglio andare a identificare. A questo scopo è utile quello schemino che abbiamo visto prima. Generali, efficienza, qualità e processo, servizio. Per ciascuno di essi delle sottocategorie, quindi cerco di capire quali sono significative per me e definisco i KPI per quel processo. Quindi seleziono i processi, vado a definire i KPI delle quattro categorie che abbiamo visto prima e poi descrivo dettagliatamente il mio indicatore. Nome, la metrica che ho utilizzato, come è calcolata, qual è la fonte, un conto se la fonte è DRP, un altro conto è se la fonte è un'indagine condotta con i clienti, perché tempi e costi di queste due modalità sono estremamente diversi. Vita di misura, il tipo di scala e anche, se vogliamo, qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere con questa metrica. Se volete, l'obiettivo in parte rientra nella definizione di KPI, ma in parte rientra in un processo di pianificazione. Quindi, funzione di come vengono utilizzati i KPI in un'azienda può essere o meno parte della definizione. Dopodiché vado a valutare la robustezza e uso lo stesso criterio di prima, degli indicatori che avevo utilizzato per il critical success factor. Se è facile da capire, qual è il costo di calcolo? Se è significativo, valuto la frequenza con cui viene aggiornato e valuto quanto è ben strutturato. È utile anche andare a verificare se i KPI corrispondono a quelli che sono i critical success factor, se ce li abbiamo definiti. Perché molti KPI sono di fatto anche indicatori utilizzati per andare a valutare i critical success factor. Dopodiché vado a segmentare o aggregare e disaggregare i miei indicatori.
li posso aggregare per intervallo di tempo. Quindi il numero di vendite lo posso fare per ora, per giorno, per settimana, per mese e posso vedere l'evoluzione del tempo. Per unità organizzativa, quindi posso vedere un certo costo per tutta l'azienda, per un particolare dipartimento, per un particolare ufficio, per una singola persona, ad esempio. Posso andare a suddividerlo per prodotto o categoria di prodotto, per cliente o categoria di clienti. Posso andarlo a suddividere per attività all'interno del processo, quindi cerco, non è detto che io possa fare tutte queste suddivisioni, okay? Per alcuni KPI lo posso fare e ha senso. Se queste due caratteristiche sono vere, allora lo faccio. Oppure lo posso andare a suddividere per progetto, se invece di avere dei di prodotti o dei progetti in corso. A questo punto ho tutto pronto. Definisco i requisiti, quindi come il mio sistema informativo dovrà supportare questi KPI. Se l'utilizzo di questi KPI, la loro misura può essere complicata, magari devo andare a definire dei nuovi processi. Sono semplici, basta una semplice definizione funzionale con eventualmente degli aspetti di calcolo numerici, che ovviamente non stanno detto in caso d'uso. E alla fine avrò un sistema informativo che mi supporta questi aspetti. Prima di andare a fare i requisiti, o comunque mentre faccio i requisiti, una cosa fondamentale è di raccogliere a mano questi dati prima di avere il mio sistema informativo messo in piedi. Se io penso di fare un'indagine su tutti i miei clienti per andare a raccogliere alcuni tipi di informazioni, ecco, prima di farlo effettivamente, di spendere cifre molto elevate, magari faccio un piccolo progetto pilota, faccio io una serie di interviste, raccolgo i dati e mostro al mio committente quello che potrebbe saltare fuori da una misura di questo tipo. È importantissimo in questa fase anche capire come visualizzare e presentare i dati. Che se i dati non vengono presentati in maniera opportuna, o sono inutili o peggio vengono interpretati in maniera sbagliata. Quindi, sebbene questa sia l'ultima fase, può essere molto delicata e critica. A questo punto, prima di chiudere, volevo farvi vedere un esempio di prodotto di questo tipo. È un prodotto IBM che è l'IBM Intelligent Operations Center for Smarter Cities, quindi è un sistema di raccolta di diciamo, KPI o critical success factor per i vari processi che possono avvenire in una città.
rising urban populations, aging infrastructures, and shrinking tax revenue. Allora, si riesce a farmi sentire qualcosa. Allora, questo tipo di sistema include tutta una serie di processi e il supporto con una serie di processi che riguardano tutte le varie funzioni o dipartimenti di una città, quindi riguardano gli aspetti dell'energia, esempio gli aspetti di costruzioni, di manutenzione delle strade, di gestione del traffico, di diciamo, protezione civile o comunque tutti gli aspetti di gestione delle emergenze, di reti idriche. Adesso non sto a farvi vedere tutta il demo, potete se volete guardarlo con calma sul sito dell'IBM, è interessante perché vi fa vedere come, a parte gli indicatori che sono disponibili agli operatori, l'avere un unico sistema informativo che integri informazioni che arrivano da diversi processi permette di ottimizzare in maniera molto efficace l'esecuzione di tutta una serie di lavori. Quindi questo è un esempio di sistema informativo decisamente di alto livello che raccoglie vari KPI e li mette a disposizione di chi deve fare delle scelte. Il caso specifico è quello di una città, ma esistono sistemi analoghi anche per vari tipi di aziende. Direi che con questo